Ma quanto è bello fare una via ferrata! Ecco però 5 errori che non dovete assolutamente fare e ne vale anche della vostra sicurezza personale. Il primo errore che non dovete assolutamente fare è quello di collegare male il dissipatore al vostro imbrago. Negli anni se ne sono viste di ogni colore. Chi consiglia di farlo passare per gli anelli porta materiali dell'imbrago? Sbagliatissimo. Chi consiglia di far passare la fettuccia per i due passanti dell'imbrago? Anche quello è sbagliato. C'è solo un modo per collegarlo che è corretto ed è quello riportato sia da Soccorso Alpino sia da chi produce i kit ferrata, ovvero quello di andare a fare un nodo a bocca di lupo con la fettuccia del nostro dissipatore sull'anello di servizio. Questo è l'unico modo corretto da utilizzare per collegare il nostro dissipatore all'imbrago. Il secondo errore che non dovete mai, mai fare in via ferrata perché è veramente pericolosissimo è quello di andare a togliere entrambi i moschettoni nello stesso momento, quando magari dovete passare un giunto tra una parte e l'altra. Sbagliatissimo, soprattutto perché anche se siamo in percorsi molto semplici, in punti di ferrata molto semplice, potremmo sempre scivolare e se scivoliamo senza che i moschettoni siano attaccati al cavo, ecco, finiamo giù e quasi ci rimaniamo secchi. Assolutamente passare sempre un moschettone alla volta e non fate nemmeno la stupidata di andare in giro nei punti più semplici attaccando un singolo moschettone e l'altro tenendolo a banzoloni. Sbagliatissimo, abbiamo due moschettoni, si tengono attaccati sempre quei due e quando si passa da una parte all'altra lo si fa con un moschettone alla volta. Il terzo errore che non dovete fare è quello di andare ad affrontare una via ferrata con delle scarpe flessibili, tipo scarpe da trail running. È assolutamente sbagliato perché queste scarpe non vi danno la rigidità giusta per riuscire a progredire soprattutto in verticale. Per una via ferrata bisogna utilizzare delle scarpe che siano almeno semirigide. L'altezza ve la lascio scegliere a voi, va bene, dalle scarpe d'avvicinamento alle scarpe mid a quelle alte. L'importante è che siano almeno semirigide, perché sennò con delle scarpe flessibili rischierete tantissimo di scivolare. Il quarto errore da non fare è quello di lasciare a casa i seguenti elementi. Guanti, soprattutto per le ferrate che hanno il cavo in acciaio, il guanto è indispensabile. Vi protegge veramente tanto da eventuali punti del cavo che magari si sono andati a rompere e possono tagliarvi la pelle, vi protegge da eventuali abrasioni se dovreste stringere troppo il cavo, sono veramente fondamentali, soprattutto sulle ferrate che hanno il cavo in acciaio. Acqua, indispensabile tantissima perché le ferrate possono essere lunghe e quasi mai si trova della acqua durante una via ferrata. Infine, occhiali da sole e crema solare, perché le principali ferrate sono tutte completamente esposte al sole e tra i raggi solari del sole e il riverbero della roccia si rischia tantissimo di o bruciarsi gli occhi o anche prendersi una brutta ustione. In tutto questo veramente ci fa rischiare di prendere anche una disidratazione incredibile. Non è raro sentire di persone che vengono recuperate sulle vie ferrate per forte disidratazione. Quinto ed ultimo, che questo più che un errore è un consiglio, mi raccomando quando andate a fare una via ferrata portatevi sempre dietro una longe e un moschettone. Possono tornarvi utili in tantissimi modi. Innanzitutto la longe la colleghiamo all'anello di servizio sempre con una bocca di lupo e il moschettone lo mettiamo sul nostro anello portamateriale dell'imbrago. Questi possono tornarvi utili per fissarvi la via ferrata nel caso dobbiate avere problemi, possono tornare la via ferrata se vi si rompe il vostro dissipatore, potete prestarli ad altri se iniziano ad avere paura e via dicendo. Diciamo che una longe, qualche cordino e un moschettone, mi raccomando, a tre vie oppure con ghiera, tornano sempre utili durante una via ferrata. Non costano tanto, ma investire qualcosa sulla sicurezza secondo me non è mai male. Dunque ragazzi, questi sono i miei consigli per affrontare in sicurezza una via ferrata. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti e nella speranza che sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!